sì, tantissimi erano tutti quelli che parteciperanno alla vicinanza e che daranno un contributo di anima e passione. Hanno condiviso questa idea che è nata un anno fa quando il comitato che abbiamo scritto noi azienda Occidentale d'Abruzzo una partnership per essere presenti nei loro eventi red. E quindi la prima cosa che ho pensato è realizzare questa serata in onore dell'Abruzzo, di D'Abruzzo e degli abruzzesi. Chiaramente, oltre a rappresentare l'Abruzzo, rappresentiamo l'Italia, e per questo l'italianità, che è la caratteristica che ci distingue nel mondo. Giuseppe Prezzolini, in un suo simposio, descrisse così l'italianità. Buonasera a tutti. Prezzolini in una lezione alla Columbia University del 1948. La fama dell'Italia è oggi grande nel mondo per la seduzione del suo sistema di vita, che non è codificato in nessun libro ed aspetta uno scrittore che lo raccolga dagli esempi di molte vite, antiche e contemporanee. Chi ha formato questa fama? Non i retori, non i letterati, non gli uomini politici, non certo i generali e gli ammiragli, non gli amministratori e nemmeno i preti cattolici, che pur certamente sono un prodotto genuino della civiltà italiana. Semmai la fama si deve ai narratori, ai poeti, ai pittori e scultori, ed architetti, agli attori, ai cuochi, ai sarti, agli sportivi, ai sommozzatori e agli avventori, alle donne innamorate e agli amanti italiani, alle belle donne del cinematografo e ai guaglioni della strada. La massa crescente dei turisti rappresenta una votazione internazionale in favore degli italiani. Nutrono quindi per gli italiani un certo amore senza stima, ricambiato da parte degli italiani con una esagerata valutazione, accompagnata da un non soverchio amore. Giuseppe Prezzolini, 1948, Columbia University. Questa sera noi di Musicale d'Abruzzo, Musicale d'Abruzzo è un piccolo messo di 18 giorni che opera nell'area di Stina in Abruzzo, esporta in 70 paesi nel mondo ed esporta oltre i suoi prodotti in nome dell'Abruzzo, proprio perché si chiama Musicale d'Abruzzo. Vogliamo questa sera raccontare ancora una volta questa regione che già Boccaccio raccontò nel 300 nel suo di Camerone e diceva: e quindi passasi in terra d'Abruzzo, gli uomini e le femmine vanno in zoccoli, su per i monti, rivestendo i porci delle loro busecche medesime. Questo era un po' il quadro di un Abruzzo del 300. Chiaramente la nostra regione, un po' come diceva Prezzolini, ha dato le origini a personaggi famosi, a personaggi che hanno caratterizzato la cultura italiana. Questa sera siamo qui per uno di questi, che sicuramente è stato un po' nascosto, sicuramente crea sempre un dualismo d'Abruzzo, però credo che al di là dei pensieri, al di là della politica, al di là di tutto, sia stato un genio del suo tempo, anzi un genio attuale. Quindi, cari signori, vi auguro una bellissima serata per scoprire ancora una volta questo personaggio abruzzese, Gabriele D'Abruzzo. Grazie. È tutto ambientato a Roma, il piacere. Proprio qui, intorno a queste piazze, a queste vie, diciamo che siamo proprio nel luogo di Annunziano. Queste sono le quinte di una grande storia, di una grande storia d'amore, che si snoda proprio in questi spazi, quella fra Elena Muti e Andrea Sperandi. E allora riassapuriamo insieme il gusto di quei giorni, di quei secoli, di quelle attese, il piacere che D'Abruzzo ci racconta. Ascoltiamo le sue parole. L'anno moriva
assai lucide. Il sole scompare non sopra il fettore dell'arte, mollissimo, aureo, quasi primaverile nel cielo di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di maggio. Sulla piazza Barberini, sulla piazza di Spagna, una moltitudine di vetture passava in corsa, traversando, e dalle due piazze il brulio confuso continuo, salendo alla Trinità dei Monti, alla Sistina, giungeva fino alle stanze del Palazzo Zuccari. Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un amante. La luce entrava penetrata dalle tende di brocca cani rosso, a melagrane d'argento riccio, a fogli e a motti. L'orologio della Trinità dei Monti suonò le 3:30. Mancava un'ora. Andrea si levò dal divano. L'ansia dell'aspettazione lo pungeva così. Si chinò verso il camino, prese le molle per arrivare al fuoco. Nella stanza, quel caldo nubero sastro e il gelato crepuscolo entrante per i vetri lottavano qualche tempo. Poi l'odore del ginepro, arso, dava al capo uno stordimento leggero. Il luogo non era quasi nulla abitato. Da tutte le cose che Elena aveva guardato e toccato, sì, sì, da quel cibo che aveva assaporato, dal gesto delle sue mani con il bicchiere. Ecco, da tutto questo sorgevano i ricordi in folla e le immagini del tempo lontano rivivevano tumultuariamente. A circa 2 anni Elena stava per varcare quella soglia. E iniziava così quel viaggio. E inizia così questo nostro viaggio, questa sera, alla ricerca delle nostre emozioni, del nostro piacere. Thank you.
questo viaggio. Iniziamo con i cibi della nostra gira. Tra poco vi verranno serviti dei fialoni. E allora io vi voglio raccontare, descrivere, nello struggente ricordo del poeta. Verranno serviti dei? Dei fialoni. Mia cara mamma, non ti so dire quanto dolore mi abbiano dato le tue ultime lettere. Se tu potessi vedere da vicino, in quante pene e in quante angustie io mi dibatto. E la vita mia è difficilissima e in certi giorni mi trovo nelle condizioni più angosciose. Come vorrei avere notizie dei cari. Vi immagino tutti intorno alla mensa pasquale e vi invidio i fiadoni, le fiadone, gialli, con la foglia del limo disseccata dal forno. Che darei per averli qui e sentirne il profumo. Arrivederci, arrivedervi. Sono pieno di tristezza, no, cara? Ti abbraccio. Forte, forte, col più caldo e il più fedele amore, il tuo, sempre, in aprile. Arriva anche voi. Buonasera, sono Natalia Mugliani, sono qui perché ho scritto insieme a Maddalena Santeroni, che ha lavorato alla editoriale all'inizio segreto, ho avuto quindi accesso grazie a Giordano Bruno.